sono partiti giovedì 6 luglio scorso in Liguria i saldi estivi, che proseguiranno, secondo quanto indicato dal Comune di Genova, sino a sabato 19 agosto 2023. Per la prima volta c'è una nuova normativa sugli sconti, a tutela del cliente. Da quest'anno i commercianti devono indicare il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni lavorativi e non più, come in passato, il prezzo di listino. Ma questi saldi funzionano ancora? Abbiamo incontrato i commercianti delle zone dei quartieri di San Martino, via San Vincenzo e via 20 Settembre. I pareri sono discordanti. Chi è contento, chi invece considera i saldi quasi inutili. Sentiamone alcuni. Allora, i saldi stanno più o meno in linea con lo scorso anno, e si vendono più o meno sempre gli stessi articoli, adesso principalmente i costumi, poi anche t-shirt, camicie e pantaloni per quanto riguarda l'uomo, mentre per la donna abiti e costumi da fare, soprattutto così. E il periodo dei saldi estivo sicuramente è un pochino più difficile, perché poi la bella stagione porta la gente ad uscire, quindi magari c'è meno voglia di passare le giornate a fare shopping, però insomma confidiamo che la stagione dei saldi è sempre importante e vale la pena che continui. E sicuramente rispetto allo storico i turisti sono aumentati rispetto allo scorso anno, e speriamo che continui così, che il turismo per la nostra regione sia il perno per le vendite, insomma. Sì, rispetto allo scorso anno, lo storico, abbiamo avuto molta più clientela, soprattutto di stranieri, turisti stranieri. E siete ottimisti? Sì, molto. Allora, sono cominciati i saldi, siamo molto contenti. E noi abbiamo in saldo tutta la linea dei solari, quindi è molto adeguata per il momento. Anche rispetto all'anno scorso stiamo notando più interesse verso i nostri prodotti, quindi siamo molto contente. Potevano andare meglio, sono andati un po' così, non troppo bene. Sono cominciati troppo presto, che è cominciata la stagione ora, l'estate è arrivata adesso, anche l'anno scorso non si è lavorato tanto. I saldi quest'anno sono partiti alla grande, c'è un grande afflusso di persone contente di vedere il saldo, entrano con più facilità rispetto alla normalità. E il quartiere ha organizzato delle feste del CIS e qualche iniziativa divertente, orari prolungati la sera e aperitivo, aperisaldo, cose del genere. La clientela quindi è contenta. La stagione è partita un po' in ritardo perché il tempo non è stato caldo dall'inizio, però adesso sta andando molto bene. Sicuramente farei partire i saldi un pochino dopo, perché tutto sommato il 6 di luglio è un po' presto. Però non ci possiamo lamentare, sono felice. Purtroppo quest'anno i saldi, a mio parere, stanno andando malissimo. Non c'è più quasi nessuno, anche a Genova è un disastro. Forse sarà questo caldo, non lo so. Noi commercianti stiamo cercando di dare alla gente il più possibile. Abbiamo abbassato i prezzi proprio per aiutare la gente a fare qualcosa di più. Perché noi come facciamo? Dovremmo chiudere, purtroppo. Se andiamo avanti così chiuderemo, e tutti i negozietti che ci sono con le cosine un po' più carine chiuderanno. Spiace questo, spiace. In tutta la zona, da tutte le parti. È un peccato, perché Genova è bellissima. Cosa dobbiamo fare? Diteci voi, aiutateci, venite a comprare. Quindi pareri parecchio discordanti. Ricordiamo che a Genova nel fine settimana i parcheggi saranno gratuiti sino a sabato 19 agosto. Si può sostare gratis nelle blu area e nelle isole azzurre relativamente ai posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi. Per ora fermiamoci qui. Domani nel TG delle 19.30 troverete una seconda puntata e un secondo sondaggio su ciò che pensano i commercianti genovesi. E buoni acquisti!